Due punti persi o un punto guadagnato dal Milan? Come la vedi tu? Perché si può vedere in tutte e due maniere. Dopo c'è una bella notizia e una brutta notizia per il Milan. Prima di tutto però iscriviti e metti la campanella se già sei già iscritto. Ovviamente domani punto sul campionato. Vi dirò tutto su tutte le squadre. È stato un turno particolarissimo. La classifica si è messa in una certa maniera, ma ne parliamo domani mattina con punto del campionato. Punto sul campionato. Andiamo al Milan. Due punti persi, un punto guadagnato. Secondo me sono due punti persi perché il Milan ha giocato, perché il Milan ha avuto tante occasioni, ha avuto il pareggio, praticamente Ibra ha fatto di tutto, ha sbagliato un rigore, ha preso una traversa, dopo alla fine l'ha raddrizzata lui. Bastava mettere una palla verso il 70esimo e il Verona era un po' sulle gambe. Il Verona ha anche meritato il suo punto, ci mancherebbe. Il Verona ha giocato bene, io l'avevo detto su pronostico e scommessa, avevo detto Milan-Verona X, è finito X. Perché il Verona è una squadra antipaticissima, bellissima e antipaticissima da incontrare. Milan, questi due punti, dopo ci penserete quando sarà più là, perché il Milan è più forte del Verona, ha giocato meglio del Verona, però abbiamo detto che c'è una bella e una brutta notizia per il Verona, la bella notizia per il Milan. La bella notizia sicuramente è che arriva la sosta. Il Milan ha bisogno di questa sosta, anche mentalmente il Milan ha bisogno di questa sosta. E arriva una sosta vedendo il Milan in testa. Chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe detto all'inizio campionato che vedi il Milan in testa? Anche questo pareggio, il fatto di non avere perso, cementifica il gruppo. Il gruppo quando si ritroverà? Si ritroverà da primo in classifica. Si ritroverà e si sentirà forte, si racconteranno siamo forti, perché in effetti sono, perché in effetti creano tante occasioni, creano tanti gol. L'altra buona notizia è che ho visto Teo Hernandez molto meglio delle altre giornate. La brutta notizia invece è che comunque sia un Milan che incomincia a singhiozzare. Questo, attenzione, perché le squadre di Pioli hanno questo difetto, che a un certo punto, fanno un drop, una caduta. Ha singhiozzato con l'Udinese, ha singhiozzato con la Roma, ha singhiozzato con Lille, con il Lille, adesso ha singhiozzato col Verona. Ecco perché dico che comunque la sosta che sta avvenendo è perfetta per questo Milan, è perfetta per questo Milan. Una parola bisogna sempre dirla per Ibrahimovic, ragazzi, è un giocatore ancora incredibile. Cioè lui sbaglia, lui praticamente aveva già avuto quasi problemi con il Lille, con i compagni, eccetera, eccetera, voleva segnare, sbaglia il rigore, per lui, orgoglioso com'è, sarà stato un colpo, eppure si è messo lì e ha detto questa è la mia area, un colpo di testa bellissimo, ok, ha preso la traversa, aveva dato un assist a Calabria, lui l'aveva dato, dopo l'aveva preso col braccio, però alla fine ha segnato, cioè Ibra, il Milan è Ibra. Senza Ibra è un buon Milan da quarto posto, con Ibra può essere che qualcosa in più, può essere che qualcosa in più, ma di questo ne parliamo domani con il punto del campionato, davvero, anzi un punto un punto sul campionato, scegliete voi, lo chiamerò un punto sul campionato. Si parla tanto di appunto di quella che è la situazione, perché adesso il Milan è primo. Il Milan è primo, dietro c'è un Napoli, ma ripeto, tutte queste considerazioni su quella che è la classifica, il momento del Milan, li facciamo domani, quindi mettete la campanella e questa campanella vi dirà quando il video verrà messo in onda. Super giù, non faccio le pagelle, Donnarumma però, diciamo così parlando fra di noi, Donnarumma ha fatto quello che ha fatto, nessuna grande colpa. Difesa, Gabbia non è Romagnoli, Kier anche non mi è piaciuto oggi, Hernandez sta crescendo di nuovo, Calabria sembra un nuovo rispetto all'anno scorso. Centrocampo, Benasser incomincia a perdere qualche colpetto, che sì non era a livello del solito, lo stesso per Sales Maker, Leao non è dispiaciuto oggi, Ibra, l'ho detto, è una specie di leggenda, ma un giocatore che è importantissimo per il Milan ed è sottovalutato dai tifosi del Milan è Rebic. Ante Rebic non è un top player, ma è un ottimo giocatore. Ante Rebic è un ottimo giocatore. È stata una lunga domenica, è iniziata con il cioccolatino, l'ho chiamato, dalla Juventus che ha pareggiato all'ultimo con la Lazio, l'Inter che mi ha lasciato perplesso, perché per questo è un periodo che lascia perplesso i propri tifosi, adesso il Milan una bellissima partita, davvero una bellissima partita, mi è piaciuta
Le partite che incominciano a piacere, le partite che vedremo sempre di più, queste partite a viso aperto, scaffi su scaffi, e questo è il nuovo calcio, un calcio moderno, un calcio che sta arrivando, il calcio che la gente vuole vedere, è questo che si vedrà sempre di più. Il calcio che abbiamo visto in altre partite è un calcio ormai vecchio, passato, andato, che spero che davvero se ne va e faccia parte del passato, perché al limite ti vedi una partita e ti distrai. Però quando ti vedi una partita, ti devi vedere una partita che ti faccia divertire. Cioè, che ti faccia divertire. E questo ci ha fatto divertire. Ragazzi, detto questo, finito qua. Domani, punto sul campionato, o punto del campionato, deciderò domani mattina. Punto, punto, comunque sul campionato. Iscrivetevi, campanella, commento, un like, un fiore, un desiderio. Esprimete un desiderio, mettete un like e quel desiderio si avvera. Ciao a domani, ragazzi. Ciao, ciao.